Seriamente? Ciao Watermelons. Ciao. Vabbè, stiamo tipo morendo di caldo, quindi se ci vedrete grondare o morire durante le riprese, non fateci caso. Finalmente, dopo 2 settimane, riusciamo a fare questo benedetto video. Vi avevo chiesto di farci le domande su Instagram. Qual è lo scopo di questa sfida? Lo scopo è capire quanto ci conosciamo io e Fra. Quindi falliremo tipo miseramente. Figuraccia. No, dai, ce la faremo. Cosa bella che io non so le regole. Non ci sono regole, loro ci hanno fatto delle domande su Instagram, io le leggo. Noi dobbiamo rispondere senza vedere alla domanda e poi vediamo se abbiamo azzeccato. È la cosa più semplice dell'universo. Iniziamo con la domanda di Nintendo Tom, che ci chiede: qual è il colore preferito dell'uno e dell'altro? Quindi partiamo col mio colore preferito. Questa è facile perché te l'ho detto proprio l'altro giorno, quindi cioè, se non azzecchi questa, vai. Seriamente? Te l'ho detto 2 giorni fa che era l'azzurro, o meglio il celeste? È vero. Se vedete spuntare le mie gambe pelose, non ci fate caso. Vai! È andata bene. Yeah! Ah, praticamente 50 persone, Francesca Lepore, Andre 0507, chiedono a te qual è la mia console preferita. E poi Mark Fer 03 chiedono a me qual è la tua preferita. 3, 2, 1. Switch, avevo scritto Switch e poi l'ho tolta perché... Ma tu non sei uno da PS. Io ho sempre detto che adoro Switch come console, ma per quello che offre preferisco PS4. Non volevo farlo, volevo scrivere per quello, però... Vabbè, diciamo che ci hai azzeccato al 50%, quindi adesso dobbiamo scrivere la tua console preferita. 3, 2, 1... PC! Che tristezza. Io sono un tipo da PC, però la PS4 è sempre vicino. Matteo di Spiga 8 chiede a me: se ci fosse un incendio, salverei prima te o un'anguria? Ovviamente un'anguria. Altra domanda che è stata fatta a me da Alfa 14. Qual è il personaggio di Animal Crossing preferito di Kevin? 3, bellina la gocciolina. 3, 2, 1. Merone, non quel criceto nero, non ricordo il nome. Yeah, bravo. Chi è la tua fidanzata? Vabbè, sono io. Oh, questa è una domanda fatta a me, però noi la rigiriamo ad entrambi. È di Cree06 che chiede: Kevin, chi cucina meglio tra te e Fra? Quindi la rigiriamo ad entrambi. E io scrivo chi secondo me cucina meglio e tu chi secondo te cucina meglio. Avrei fatto anche occhi chiusi. Non ha senso quello che ho detto, però. Ma potrei scrivere ad occhi chiusi. Ok. Perché disegno se poi faccio queste cose? Addirittura! E io invece, purtroppo, super modesto, ho scritto io. Sì, eh. Un brufolo sulla testa, pancia. Ultimamente, vabbè, lasciamo perdere, le mie doti di disegno lasciano un po' desiderare. Domanda di Pokendo Fan: qual è il videogioco preferito di Fra? Passare se la devo cellulare che devo verificare una cosa come si scrive. No, lo scrivi, no, lo scrivi, no, come no. Ti viene. Le skills di Fra con l'inglese non sono molto... Fai vedere il foglio per dimostrare che l'avevi scritto bene, no? Almeno... Saretta 2202 chiede: quale il suo piatto preferito? Non sappiamo a chi è rivolta, quindi la facciamo a te. Quindi qual è il tuo piatto preferito? Forse era meglio farlo a me perché io non ne ho idea, quindi... Che bello! 3, 2, 1, vai! La parmigiana, io ho scritto cinghiale. Cinghiale ai funghi? Che cos'è il cinghiale ai funghi che non l'hai neanche mai mangiato? Da notare il mio omino che dovrebbe fare tipo così, ma... Boh. Sara Savioli, tanto io le pronunce le sbaglio sempre, 1, chiede: il tuo primo animaletto? Anche questa non è rivolta a qualcuno, quindi la facciamo prima per me e poi per te. Quindi il mio primo animaletto qual è stato? 3, 2, 1. Billy il furetto, no, è stato Pongo.
un cane che ho avuto all'asilo. Da notare Billy. Non l'avevo visto, che... sembra un po' capo. Ah, ma comunque quello che è scappato per te è morto? Schiacciato? Sì, che mi avevano detto che era scappato. Quindi il cioè, tuo quindi prima... vuol dire che Pongo l'hai chiamato dopo che l'hai visto. Che cioè... strano. Lo sapevo io che scrivi Plutone. Però ho scritto oppure la dea, mi sono salvato. Perché ci ho pensato che quello era tipo condiviso, non era proprio tuo. Però comunque dai, si potrebbe quasi considerare il tuo primo animaletto quello. Praticamente parli dal giorno alla notte di Pluto, di sto Pluto. Little Vampire Big Heart chiede dolce o salato. Quindi qui di nuovo non sappiamo a chi è stato chiesto. Quindi la prendiamo che è stata chiesta a tutte e due. Stai rispondendo per te o per me? Per te. Ah ok. Salato. Yes. Sia salato che dolce, a posto. Questa domanda è stata fatta a me da Study with Chiara. Chi è l'attore preferito di Kevin? Attore maschio. No, l'attore. Ma attore di come recita? O attore piace di come attore. Quindi anche se non facesse l'attore. Non è come recita. Esatto. Scusa? Quello con il berretto di Riverdale. No! Tyler di The Vampire Diaries. Che no. Cioè, Jughead è il mio personaggio preferito di Riverdale. Comunque direi di finire qua anche perché stiamo schiattando di caldo. E da dopo questo video le domande che accettiamo, se volete vedere un altro video come questo dovete farcele qui sotto nei commenti. Yes. Quindi se siete curiosi di vedere altri video come questi, fateci ste benedette domande. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un mega mi piacione, condividetelo con l'universo intero, anche solo perché stiamo morendo di caldo per voi, giusto per farvi sentire in colpa. E vabbè, niente, direi che è arrivato il caso di salutarci e darvi appuntamento col prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao.